Signore, signori, se oggi siamo qua a centinaia per rivendicare la bellezza di un sogno, dobbiamo sempre ricordare dove è iniziato questo sogno, chi ha aiutato questa terra a sognare un futuro nuovo, a sognare un futuro importante per chi c'è, per chi ci sarà. Il signor Franz Senfter. Caro signor sindaco, caro Rinaldo Tonon, caro Franco Zandonella, devo iniziare un po' la storia. Mi hanno portato in questa terra, anche se poi la terra la conoscevo già molto bene, perché viaggiavo in camionetta a vendere Würstel. E hanno portato in questa terra a vedere questo magnifico impianto che era lì per essere chiuso. Mia moglie e io siamo stati su con la tenda e abbiamo visto questo meraviglioso paesaggio che mi sembrava la piccola Cortina. E allora mia moglie e io ci siamo subito affezionati. Abbiamo detto: se questo non è il futuro, se in questa terra non si fanno gli impianti, se in questa terra non si fanno le piste, dove le volete fare? Bene, allora a questo punto ci siamo messi le mani in tasca, abbiamo detto no, dobbiamo tenere in piedi la seggiovia e poi progettare. Tenere in piedi la seggiovia sempre secondo anche quella comunità del passato, la quale ci ha garantito se noi teniamo in piedi con la tenda ci fanno fare anche il collegamento con il nostro vicino, cioè la nostra casa vicina, la Pusteria Sesto San Candido. Noi siamo stati poi convinti, perché devo dire, si aveva sempre detto state attenti alle regole, e invece le regole erano le prime a mettersi d'accordo e a considerare che questo deve essere fatto. Grazie, uno ce l'ha, uno dei più grandi è qui vicino, vieni. Comunque, io sono contentissimo a vedere tutti questi comeliani, nostri vicini di casa, che spero che stavolta con la vostra manifestazione, con il vostro vero intento di non cedere, che questo impianto venga fatto e venga fatto al più presto possibile. Noi delle Tre Cime S.P.A. e io come Franz Senfter, finché vivo ci sto con voi. Questo è tutto e spero di farcela. Vi saluto. Grazie. Per ora, a nome di tutta la comunità di Comelico Superiore, di Padova, del Comelico, di tutti quelli che sognano una cosa così grande, così bella,
un pensiero di Marco Doriguzzi, di Chiara Osta e Francesca Pomare, che viene consegnato al signor Franz Sepper. Ringrazio Franz Sepper e tutti quanti per essere qua. È la rappresentazione della primavera, primavera che vuole, visto che siamo in primavera, rappresentare proprio una speranza per la rinascita del Comelico, perché tutti ci crediamo, crediamo che tutto possa andare avanti e come ci crede Franz Sepper, tutti quanti crediamo che il Comelico possa rinascere come questa primavera vuole simboleggiare. Grazie, grazie Franz Sepper, grazie a tutti.